Ciao a tutti! Buongiorno! Oggi vediamo insieme 100 frasi ed espressioni che ogni principiante della lingua italiana dovrebbe sapere. Ricordatevi che la ripetizione è la chiave. Ascoltate questo contenuto molte volte per assorbire le frasi come fa un bambino con la propria lingua madre. Before we start, it's important to clarify the distinction between formal and informal speech. While in English the word choice for informal and formal situations might not differ, in Italian we have different ways of addressing others in formal versus informal situations. The informal tu, informal you, and the formal lei, formal you. As you can imagine, we use formal speech especially with the elderly and anyone to whom we should show respect. For example, at work, at the post office, talking to an elder, at the bank, and so on. Whereas we use the informal form with family, friends, acquaintances, and so on. To make this distinction easier, I will refer to my grandma in the formal way and to my friend Alessio in the informal way. Siete pronti? Iniziamo! Ciao, piacere di conoscerti! Ciao, piacere di conoscerti! Come stai? Sto bene, grazie. Tu? Anche io sto bene, grazie. Come ti chiami? Mi chiamo Alberto, e tu? Io mi chiamo Alessio. Di dove sei? Io sono italiano. Anche io sono italiano. In quale città vivi? Vivo a Roma. Tu? Io vivo a Venezia. Buongiorno, piacere di conoscerla. Salve, piacere. Come sta? Sto bene, grazie. E lei? Anche io sto bene, grazie. Come si chiama? Mi chiamo Alberto, e lei? Io mi chiamo Elide. Di dove è? Io sono italiana. Anche io sono italiano. In quale città vive? Vivo a Milano. Lei? Io vivo a Firenze. Ciao Alessio. Ciao Alberto. Posso farti qualche domanda? Certo, dimmi. Quanti anni hai? Ho 26 anni. Hai fratelli o sorelle? Sì, ho una sorella. Come si chiama? Si chiama Martina. Quanti anni ha? Ha 22 anni. Vive in Italia? Sì, vive a Torino. Mi scusi se la disturbo. Non c'è problema, mi dica. Sa che ore sono? Sono le 10:30. Grazie mille. Prego. Oggi fa molto caldo. Sì, ci sono 30 gradi. Caspita. Ho molta sete. Vuole un bicchiere di acqua? Volentieri. Ecco a lei. La ringrazio molto. Si figuri. Ciao Ale. Ciao Albi. Come va? Bene, grazie. Tu? Tutto bene, grazie. Hai fame? Sì, molta. Tu? Anch'io. Andiamo al ristorante? Va bene, andiamo. Sai quando apre? Alle 19. Perfetto. Buonasera. Salve. Quando passa il prossimo autobus? Passa tra 10 minuti. Vai nel centro della città. Sì, esatto. Dove sta andando lei? Sto tornando a casa. Ha finito di lavorare adesso?
Sì. Buon rientro. La ringrazio. Anche a lei. Grazie tante. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Parli italiano? Sì. Puoi aiutarmi? Certo. Di cosa hai bisogno? Sto cercando il Duomo. Si trova in fondo a questa strada, sulla destra. Quanto tempo ci vuole per raggiungere il Duomo? Sono 10 minuti a piedi. Grazie mille. Di nulla. Ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Anche a te. Buon pomeriggio. Salve. Come sta? Sono stanca. Vuole un caffè? No, grazie. È sicura? Sì, adesso vado a fare un pisolino. Buon riposo. Grazie. Ci vediamo più tardi. D'accordo. Hai sonno? No, non ho sonno. Hai dormito bene? Sì, molto. Cosa hai fatto oggi? Ho studiato. Cosa hai studiato? Ho studiato italiano. Da quanto tempo studi l'italiano? Da 2 anni. Parli molto bene. Grazie. Ti piace studiare l'italiano? Sì, molto. Ti piace l'Italia? Amo l'Italia. Cosa ti piace dell'Italia? Le persone, il cibo, la cultura, la storia. Vivi in Italia? No. Ti piacerebbe vivere qui? Sì, molto. In quale città? A Siena. Siena è bellissima. Buongiorno. Salve. Cosa le porto? Un caffè, per favore. Qualcos'altro? E un cornetto, grazie. Vuoto, con crema o con marmellata? Vuoto, grazie. Benissimo, arrivo subito. Grazie mille. Cosa fai domani? Vado allo stadio. Con chi? Con mio papà. Chi gioca? Gioca la Juventus contro il Milan. Posso venire anche io? Certo che puoi venire. Allora compro il biglietto. Va bene. A che ora partiamo? Partiamo alle 17. Andiamo in macchina o in autobus? Andiamo in macchina. Potete darmi un passaggio? Certo. Grazie mille. Tu che squadra tifi? Io tifo Milan. Tu? Io tifo Juventus. Ci vediamo domani. Ciao, a domani. Ho paura. Di cosa ho paura? Ho paura dei ragni. Io non ho paura dei ragni. Lei di cosa ha paura? Io ho paura dei serpenti. Io non ho paura dei serpenti. Cosa mangiamo stasera? Gnocchi. Cosa c'è da bere? Acqua o vino. C'è anche il dolce? Sì.
Che dolce c'è? C'è il tiramisù. Chi l'ha fatto? L'ha fatto la nonna. Il tiramisù della nonna è sempre squisito. Hai ragione. Ti piacciono i dolci? Sì, molto. Che dolci ti piacciono? La meringata, la torta al cioccolato e la torta di mele. Bevi il limoncello? No, non mi piace molto. Peccato, questo limoncello è favoloso. Da dove viene? Viene dalla costiera amalfitana. Allora lo assaggio. Ti piacerà? È buonissimo. Te l'ho detto. Ecco qui alcune delle frasi più usate nella nostra lingua. Riguarda il video più volte per assorbire tutte queste espressioni. Arrivederci. Ciao. Un abbraccio. Un bacio.